E poi potete darmi anche la coroncina, quelle di carta che date ai bambini. Quelle sempre solo da Burger King e quindi McDonald's. Ragazzi, abbiamo la collezione di Joe Bastianich qui, My Selection 2020. Oh mio Dio, oddio, ho paura, ho cambiato idea, non voglio più farlo, sto video, non voglio più. Per fortuna che dove lasci l'ordine il tizio non c'è, però. Poi però lo vedrò, il tizio, quindi, oh mio Dio. Neil, questa è stata una tua idea. Sì, oddio, sbloccati, oddio, oddio. Buonasera, benvenuti al driver, che subito. Ciao, buonasera. Allora, arrivo subito. Ah, sì, grazie. Già incazzata questa. Aiuto. Eccomi. Prego. Ciao. Allora, due social distancing whoppers. Due? E whopper? Whopper? Non ce li abbiamo, sono del Burger King quelli. I wrap, ma non ce li abbiamo in questo momento. Un panino simile con doppia carne, un double cheeseburger. Ok. Menù o panino? E panino, grazie. Poi? Poi chili cheese bites. Non ce li abbiamo. È sempre Burger King, qua in McDonald's. Oh, facciamo qualcosa di simile, pepite. Sì. Il bacon toast? Il bacon toast, ce l'avete? Sì. Solo il toast, però senza bacon, è normale il toast, non si, formaggio. Non si può mettere il bacon? No, non si può aggiungere nulla. Ok, allora va bene. Poi un kingfish senza salse. Un filetto fish senza salse. Grazie. E solo panino? Sì, solo panino. E poi le bacon king fries. Altro, scusami? Le bacon king fries. Non ce l'abbiamo, siamo sempre a McDonald's qua. Le patatine sono le classiche in questo momento. Ok, va bene. Ti faccio una porzione grande? Sì, grazie. Vuoi qualcosa da bere? E una Coca Zero grande. Allora ti faccio un menù che ti costa di meno. Ti ringrazio. E poi potete darmi anche la coroncina, quelle di carta che date ai bambini. Quelle sempre solo da Burger King e quindi McDonald's. Ok, niente da fare, va bene, basta così, grazie. 11:40 primo sportello, grazie. Grazie. Io stavo morendo dalla vergogna. C'è solamente cotoletta senza insalata, senza salsa? Da bere? Ok. 11:40, hai contact adesso? Sì. Sì. Di meno. Ecco, poi ritiri tu dal prossimo. Grazie. Grazie. Mi si è spinta l'auto dell'ansia, cioè è successo di tutto. Chissà se era lei la ragazza, penso che fosse sì, lei. Sì, sì, era la stessa. Era lei? Sì, sì. Gli devo dare lo scontrino. Mio Dio, non mi ha detto niente. Secondo me si è incazzata di brutto, poverina, ha pure ragione, noi qua rompiamo. Però lo conosce bene il menù del Burger King. Non ho la coroncina, però non si fa, come si fa a dire no? Quella è sempre una secondo me però no. Questa la potrà raccontare, dire in giro che qualcuno è venuto da lei a ordinare il McDonald's di Burger King, se non le, perché secondo me non le è mai capitato e mai le ricapiterà. Grazie, grazie, ciao. Vedevo abbastanza incavolata, poveraccio. Scusami se stai vedendo questo video, scusami, sei stata simpaticissima comunque. Vuoi consigliare il menù? Sì, è vero, mi ha anche consigliato il menù per pagare un po' di meno, però secondo me l'abbiamo fatta arrabbiare. Comunque non ci ha dato neanche una salvietta di carta, niente di niente per pulirci le mani. Però non ce le siamo meritate, i tovaglioli non ce li siamo meritati, quindi non ci lamentiamo. Ha iniziato a piovere, siamo arrivati al secondo McDonald's, che ansia, mamma mia. Ok, siamo nello stesso McDonald's dove ero stata con Giulia e ho sinceramente terrore di che ci sia sempre lo stesso ragazzo. Però era simpatico, quindi in caso non sarebbe neanche tanto. Ovviamente ci siamo scambiati di posto adesso, così vado io. Spero che anche questi non si arrabbino, perché quella era incazzata di brutto, ragazzi. Mamma mia, che aiuto! Che ansia!
per te, anzi per te, non per me, perché io sono tranquillissimo dall'altra parte. Aspetta, perché dopo, se riusciamo, torniamo nel McDonald's di prima. Vai con molta calma, no, e no, vai tranquilla. Tu, se non farà buio prima. Oh mamma mia, che ansia. Madonna, c'è una ragazza. C'è una ragazza che prende gli ordini, quindi non sarà il ragazzo dell'altra volta. Ma un po' mi dispiace perché era simpatico, con lei ci saremmo divertiti. Oh mio Dio, no, ancora c'è ancora una macchina. Corro, aiuto. Ti vedono o no, non ti vedono, almeno quello. Non c'è la videocamera? Non ti vedono mentre ordini? Non so, sto guardando, ma penso di no. Se no... Sì, guardala, è là. La vedi? Ah, sì, c'è. Ti vedono quando ordini. Quindi devo fare anche una faccia. Sì, molto composta, ti prego. Faccia zen. Io non ce la posso fare, ragazzi, perché mi fai questa roba? Io sì, che idea figa, poi arrivo. Buonasera, abbiamo dal drive. Ciao, buonasera. Posso avere un triple whopper? Quello lo fanno da Burger King. Non avete neanche il double? Il doppio cheese. È un Big Mac allora, dai. Sì? Da bere coca? No, solo il panino. Ok. E poi un toast al bacon. Non abbiamo il toast col bacon. Solo toast normale? Sì. Ma non si può aggiungere il bacon? No. Ok, allora toast normale. Sì. E poi una porzione media di french fries. Patatine medie, sì. E poi un waffle caldo. Non abbiamo waffle. E che cosa avete di simile? Il pancake, se vuoi. Va bene, pancake. Al cioccolato, va bene? Va bene, grazie. Sì. E poi un Sweet King lampone. Sande e frutti di bosco? Va bene. Ok. Basta così? Basta così, grazie. Allora, abbiamo sande e frutti di bosco, un Big Mac, un toast, un pancake e una patatina media. Va bene. 11.70 al primo sportello. Grazie. E io ancora che mi giravo verso di te per ridere perché c'è la videocamera. Oddio, salve. Ciao, 11.70. Ciao. Grazie. Grazie, ciao. Aiuto. Dai che ce l'abbiamo fatta. Questa ragazza era simpaticissima, secondo me mi ha riconosciuto. Non lo so. Ciao, sì. Tu di nostra collega di dell'altra volta. Sono sempre io, sì. Poverini. Sto facendo un altro video. Tranquilla. Grazie ragazzi. Siete sempre simpaticissimi, grazie. King Mania. Grazie, ciao. No, volevo chiedere da Coroncino, però c'era un sacco di gente dietro, mi sono un po' vergognata. No. Da Coroncino. Al prossimo, dai. Al prossimo tocca a te. No, sì, dovrò chiedere io. Sì, no. Sì. Ritorno indietro. No. Andiamo subito verso l'altro McDonald's. No, prima che sia buio, sperando di riuscire. Ah, diluvio di nuovo. Sì. Mi ha fatto troppo morire. Ma sei sempre tu quella che faceva gli scherzi. Cosa ha detto quella del collega? Del sì, mio sì, collega, boh. Allora, questi sono i pancake. Mi hai infranto il cuore, non ti vergogni. Oddio, povero. Pensi che ci sei rimasto male? Boh, magari se le ricordano così bene. Ma dai, boh, oddio, mi dispiace però. Però secondo me si diverte. Lei è simpaticissima, si è divertita. Si è proprio visto che l'abbiamo fatta divertire, che gli abbiamo cambiato un po' la giornata, così movimentato un po' la domenica. Qui ci sono i pancake, ragazzi. Però non ci hanno dato lo sciroppo d'acero, niente di niente. Cosa l'ho prese? Medie o grandi? Manco mi ricordo, mi sa che sono medie queste qua. Ed ecco il nostro toast. Senza bacon però. E io, ma non puoi metterlo. Ok. E poi ci sono anche i nostri gelati. Gelato in realtà al singolare, perché ne ho ordinato uno, che sarebbe questo che mi ha dato con i frutti di bosco. E poi, onestamente, non so che cosa sia questo. Secondo me ce l'hanno data
Sì, è decisamente cioccolata calda. Non so perché ci abbiano dato questa cioccolata calda. Per il waffle col cioccolata. Forse perché volevamo il waffle al cioccolato. Non c'è. Ah no, questa sarà la cioccolata per i pancake. Sicuramente. Che non mi ha chiesto se volevo lo sciroppo d'acero oppure la cioccolata. Alla fine ci hanno dato la cioccolata calda. Vabbè, no, sono stati molto molto carini. Gelato strabuono, ragazzi. Io però mi vergogno veramente troppo a farle queste cose. Cioè, non lo so, devo lasciarmi andare un pochino di più, non lo so, è che mi è così difficile. Cioè, sono tutta gasata, poi arrivo là e mi prende tipo l'ansia, il panico più totale, il cuore che mi batte al mille. Però alla fine qui sono stati, secondo me, un pochino più simpatici, perché se la ridevano di brutto. Il bello è che quando arriva una pazza che fa richieste strane, robe strane, è automatico che sono io. Benissimo. Sei già pronto? Oh, no, sicuramente devo farlo io. No, se non vuoi no, se non vuoi no. Ma prima mi dicevi sì sì, faccio io, così mi fai vedere come bisogna fare, visto che è una tua idea. Scusa, è una tua idea, io ho agito come al meglio delle mie potenzialità, però è una tua idea. Dovrei provarci, no, non so, vediamo, dai, tra un po' vedete anche voi, se ci sono, ci sono. Ah, troppo gente, aiuto. Vai, cambio. No, no, no. Cosa volete mangiare? Io vorrei per favore un milkshake alla fragola. Puoi ordinare tutto quello che vuoi, però alla fine basta che mi fai arrivare un milkshake alla fragola, che in realtà dovresti ordinare o il Nescafè, l'Oreo o il Kit Kat Shake, perché questi sono gli shake del Burger King. Puoi provare a chiedere un King Fusion. Sarebbero tipo i McFlurry. Questo al Kit Kat deve essere buonissimo. Neil che si studia il menù. Subito un po' di sostegno con un like, così vediamo che se la faccio. Dai, dai. Trasmettete un po' di energia positiva, che sennò non so se like la faccio. Like per Neil. Qualcuno sta andando un po' nel panico. Fa ridere che prima, quando toccava a me, mi dicevi dai, di questo, di quello, fai questo, fai quello. È facile quando sei dall'altra parte. Lo so. Buonasera, benvenuti al drive, prego. Ciao, buonasera, mi dai una torta Oreo? Una, scusa? Una torta Oreo. Torta all'Oreo non sì, ce l'abbiamo. Non ce l'avete? No, solamente il gelato flurry all'Oreo. E un shake all'Oreo no? All'Oreo no. No, ma non riesci a buttare un po' di Oreo dentro, se avete anche per quell'altro? No, non possiamo. No, non si può fare, o tipo? Fragola, banana, vaniglia o cioccolato. Vabbè, fammi quello con la fragola allora. Poi se mi fai anche un fusion perugina. È un flurry. E la perugina ce l'hai? Sì. Ok. Kit Kat ce l'hai qualcosa? Tipo no. Anche un shake o un... No, 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 niente Kit Kat. No. Niente. No. Ma sei sicura che non ce l'hai? No, perché siamo a McDonald's e non Burger King. Vabbè, allora ce l'hai un brownie caldo con la cioccolata? Ti ho appena detto, non siamo al... Ma un brownie qualcosa ce l'hai, dai, un dolce. Abbiamo le torte multistrato, che sono tutte cioccolato, oppure cheesecake. Abbiamo alle la torta... fragole. Allora la torta Oreo ce l'hai? No. Lei ha rotto le balle all'inverosimile, questa ti ammazza, adesso ti uccide. Io vai te a pagare, io non vado a pagare. No, caro, non esiste proprio. Io scendo. No, no, dai, dai. Mio Dio. Tanta grazie. Ecco grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Posso chiedere la corona? Ci vedete? La corona? Sì. No? Niente? No. Speravo, dai. Va bene, grazie, ciao. Giudicate chi è stato più bravo, perché secondo me Neil non è stato bravissimo. Cioè, ti vergognavi troppo, sono stata... No, non lo so. Poi alla fine tu... Ce l'hai la corona? E lei no, la birra corona non c'è, ciao. E tu, ah ok, ciao. Ma diglielo che volevi la corona di carta. Ma non ci avevo manco pensato alla corona della birra io. Ma ti ha detto, no, la birra corona non ce l'abbiamo. Ma chi cavolo ci aveva pensato alla birra corona? Eri completamente nel pallone. A parte che io la bevo la birra corona, per quello non... Non hai sentito che ti ho detto, no, la birra corona... Dovevi dirle una coroncina di carta. Le dici, mi dai una corona? Ti dice, no, che la birra corona non c'è.
Devo aggiungere per mio nipote, così magari. Sì, non so. Vabbè, ragazzi, questo è quanto. Noi adesso andiamo, ci fermiamo da qualche parte che finiamo tutta sta roba. Abbiamo fatto salato, salato dolce e poi solo dolce, giusto? Abbiamo fatto un pasto intero praticamente. Quindi questo è quanto. Fateci sapere se vi è piaciuta questa idea e soprattutto chi dei due è stato più bravo. Quindi io vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi abbraccio, venite qua forte forte fortissimissimissimissimissimissimissimissimo come sempre. Mi raccomando, lasciate like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video, mi raccomando. Bacio grande, noi ci vediamo domani sempre alle 17:30 con un nuovo video. Ringrazio anche il mio ospite speciale Neil e la mamma di Neil che ci ha prestato la macchina per questo video. Bacio, ciao. Tanto per farvi capire che ci chiedevate se la gatta ha riconosciuto Neil. Sì, sembra di sì. Fa sempre così quando lo vede, guardatela. Guardatela, gli si piazza lì, gli si mette in braccio e gli sta più appiccicata possibile che può. La gatta stellina. Sì. Ma guardala. Che volete? Baci anche a voi, baci anche a voi. Ciao. Ciao.